adesso abbiamo gli studenti che ringrazio ancora una volta, si sono impegnati in questa attività e quindi penso che sia giusto anche lasciare loro lo spazio di cui hanno, così hanno avuto mandato. Quindi ringrazio ancora gli studenti, adesso in qualche modo godiamoci questa rappresentazione che ci farà sicuramente riflettere. Grazie. Buongiorno a tutti. Noi come rappresentanti degli studenti adesso faremo una piccola rappresentazione che riguarda, comunque ci teniamo a dirlo, tutti i fatti reali che comunque non ci siamo inventati, che accadono non sempre ma spesso nelle aule universitarie, nel contesto universitario, per poi passare invece ad interventi più discorsivi riguardo le criticità ma anche le proposte del metodo di valutazione su cui appunto ci siamo confrontati nei giorni precedenti insieme. Quindi lascio la parola intanto ai ragazzi che faranno appunto una piccola rappresentazione. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Salve. Allora, la lezione di oggi avevo pensato di iniziarla con un approfondimento molto breve, circa 10 minuti, vista una domanda che un vostro collega a fine dell'ultima lezione mi aveva molto provocato. È un argomento che in queste settimane si sta discutendo molto anche sui giornali, quindi insomma ne parleremo brevemente all'inizio e ci tengo a precisare che insomma non è una materia che sarò più mi coinvolge la spiegazione insomma, del programma che stiamo trattando, quindi non rientrerà specificatamente in quello che poi andremo a studiare assieme. Quindi non lo chiedere? Beh, se ha detto che non è del programma, no. A posto. Buona lezione. Ok, scusi, prego. Guardi, ma nell'aula videocollegata non si sente niente. Come non si sente? Più o meno da quanto tempo va avanti? Non è mai iniziata, pensavo fosse in ritardo. Guardi, io dico, secondo me non ci capisco, già tanto se il microfono funziona oggi il proiettore dà ancora problemi, quindi si rivolga al custode e non posso farci niente, mi dispiace. Non ho anche poco tempo oggi, non ce la facciamo, devo finire un po' per lezioni il programma, quindi devo andare avanti con la lezione. Vabbè. Bene, paginato, contare? Sì, buongiorno. Salve. Ok, quello è sul posto? Sì. Sì, l'esame è sul banco. Dottor Nicola, prego. Buongiorno. Salve. Ok, accanto al nostro collega, grazie. Bene ragazzi, il compito di oggi sostanzialmente si... sarà organizzato in 100 quesiti a scelta multipla e in 90 minuti. Purtroppo ho dovuto farlo così assieme ai miei colleghi perché siete in troppi quest'anno e ancora una volta il numero aumenta sempre di più e non abbiamo più tempo di correggere in tempi ragionevoli, quindi l'esame sarà costituito in questa maniera. E è molto facile se avete studiato, come sempre, lo sapete, ve lo ripeto ad ogni appello. Per coloro invece che hanno intenzione di farmi perdere tempo e solamente sono venuti qui per tentarlo, ovviamente ci sarà il salto d'appello. Quindi al prossimo appello potete pure stare a casa, ci vediamo. Quindi possiamo iniziare, avete 90 minuti da adesso. Bene ragazzi, vedo che siete stati molto in silenzio in questa oretta. Io il compito l'ho già finito in un quarto d'ora, l'ho controllato bene, quindi penso che vi bastino altri 10 minuti. Ma... cioè, io l'ho già finito, è molto facile, quindi direi che possiamo terminare prima, così ragazzi andiamo in vacanza.
in anticipo. Sono una sua studentessa del terzo anno. Sì, mi dica. E niente, le avevo mandato una mail perché io risulto assente su UniWeb nell'esame del 20 febbraio. Però, cioè, io c'ero e ho consegnato il compito, no, guardi, quindi sì. Magari non ha inserito il mio voto. Se il suo voto non è comparso nel sito, mi dispiace, ma lei l'esame non l'ha effettuato o non l'ha portato a casa il compito? Non mi sono portata a casa il compito, ovviamente. Cioè, ho studiato 2 mesi, l'ho fatto anche bene, cioè, mi sembrava di averlo fatto bene. Quindi, cioè, magari non l'ha inserito? Guardi, io qui ho il pacco, lei i compiti, provi a cercarlo, se non lo trova qui non so dove sia finito. Dai ragazzi, messo? Ho poco tempo oggi. Buongiorno professore, sono venuto qui, anch'io sono dello stesso corso di Pasinato. Guarda, lei il compito della ragazza? No, sono venuto per vedere il mio compito. Se è possibile. Ma guardi, io l'ho già ripetuto più volte anche a lezione e questa opportunità non posso darla alla ragazza, sei troppi. Se dovessi fare questa operazione con tutti i suoi colleghi saremmo qui un mese. Sì, però sarebbe un mio diritto, professore, ho fatto degli errori, ho preso un voto che non mi aspettavo, volevo vedere tutto sbagliato, veramente. L'ho già ripetuto anche all'esame, lo sapete benissimo, ogni anno faccio così, ormai non ho più la pazienza di fare queste cose, quindi sono stato chiaro, però è la forza. Arrivederci. Professore, io ho già guardato, però non... qui non c'è. Guardi, io posso anche riguardare in borsa, nel giardino dell'ufficio, sotto i tavoli, ma se non lo trova lei lì, non è da nessuna parte. Ma, professore, io l'ho fatto il compito. No, guardi, io devo tornare a lavorare, quindi se non lo trova lì, mi dispiace. Ma professore, non è possibile, io ho perso una sessione, ho studiato, ho dedicato una sessione per il suo esame, sono indietro di mezzo anno se lei non trova il mio compito. In questo momento non mi interessa, quindi si può benissimo ripresentare al prossimo appello se lì non c'è il compito. Ma almeno un orario, un qualcosa così almeno mi anticipo. Cioè... Scherzo. Arrivederci. No. Piero, mi hai trovato il compito. Cosa? No, io... No, aspetta, in che senso? Ha guardato il cestino, nella sua borsa, come sotto sedia, perché non dava il mio compito, non mi dava le valle, non mi dava niente. Quindi io ho studiato 2 mesi, ho aspettato un mese, perché è difficile correggere 100 crocette, no? Molto difficile. E ora... Soprattutto se vai in vacanza. Devo fare una prossima missione. No, ma neanche un orale ti fa fare, neanche... No, cioè, niente, è proprio assurdo. Ma è assurdo. Cioè, cosa faccio? Un incontro? Conosce il nome e cognome, ha visto la mia mail, mi ha visto in faccia. La prossima volta che mi presento, se non faccio la mia in Italia di gambe a zero, non mi fa neanche passare per l'esame. Prossima sessione, con lui. Meraviglioso. Comunque, per oggi non voglio... Anche a me, però, non posso farci niente. Quindi, per oggi, mi rimetterò a studiare. Cosa fai? Vai a lamentarti? È il mio rapporto dopo, quindi non è che abbia tanto senso la cosa. No. Vabbè, poi per cambiare argomento, sì. Se vuoi, siamo in una bellissima conferenza. Cioè, io sì. Dovrei studiare, io sinceramente bella. Parlano del rapporto tra medico e paziente, quindi come devi spiegargli le diagnosi, eccetera. Quindi sarà bello, sono 2 ore e almeno. Cioè, 2 ore. Come chiamo bene questa giornata? Sì, cioè, no, volevo andare a studiare, volevo cominciare la psicologia. Io ho un esame più di te. Beh, in realtà non gli ho dato uno, e poi sai com'è, cioè... È noioso, però... Cioè, questa però, è medicina. Sì, cioè. Ho capito, ma se riesci a scoprire che è un farmacitoma e poi non sai come spiegarlo, e lui non rispetta quello che tu gli dici perché non ha capito niente, non ha senso il tuo lavoro. Lo farò alla fine dell'università, purtroppo, ma non me lo permette, perché cioè, un sacco di esami uno dietro l'altro, poi il tirocinio, poi questo, poi quello, cioè... Vabbè. Sai com'è. Qui volevo andare a studiare. Sai come la penso io? Sì. Se vuoi, se cambi idea,
siamo in attesa, ok? Va bene, dai, non penso, però ti faccio sapere. Penso, sì. Va bene, ciao. Ciao. Abbiamo le analisi, abbiamo ricevuto il tutto e abbiamo deciso che dobbiamo intervenire. Per cui l'operazione l'abbiamo fissata per giovedì mattina, se per lei, cioè, diciamo che meglio prima la facciamo e meglio è, capisce? È un'operazione che di solito noi facciamo senza problemi comunemente. L'unico problema può essere il fatto che abbiamo. Dovrà essere sottoposto ad anestesia generale, quindi è rischioso? No, lo facciamo comunemente, ci vuole ovviamente l'attenzione dovuta, però non si deve preoccupare assolutamente. Può venire qualche nutriente a assistere? Allora, in sala operatoria no, non può entrare, però se vuole, senza alcun problema, la moglie o comunque chi vuole portare con lei può aspettare fuori, per cui quando abbiamo l'intervento, lei ovviamente dovrà essere risvegliato, quindi ci vorrà un po' di tempo, però noi possiamo subito comunicare l'esito a chi vuole venire con lei, insomma, quindi non ci sono problemi. Okay. E ha altre domande? No, guardi, se comunque posso chiamarla, so che è molto reperibile. Sì, sì, se vuole chiama, qualsiasi dubbio, è meglio arrivare tranquilli all'operazione, perché molte volte più certo. L'idea che il resto, ok? Non si deve preoccupare. Allora, qui guardi, se mi firma qui, è il consenso, è scritto tutto quello che verrà fatto, l'avevamo spiegato comunque anche l'altra volta. Certo, è stata molto chiara anche una volta. E ripeto, se ci sono problemi, siamo qui, va bene? Perfetto. A giovedì. Grazie. Buongiorno, signor Ciocca, giusto? Sì. Sì. Allora, le analisi sono andate bene. Dirle. La prossima settimana, giovedì, ha un'operazione. Al momento che devo rispondere. Sì, ma dottore, mi dica, l'intervento è rischioso? Un attimo che sto rispondendo. Pronto? Sì? Sì, le avevo messe sulla scrivania. Dai, vabbè, ora vengo io. Va bene, arrivo. Mi scusi, se devo osservare. Si ricordi di firmare il consenso della mia segretaria? Consenso? Arrivederci, mi spiace. Intervento di... Dottore, mi dica quanto? Buongiorno a tutti. Anzitutto ci preme ringraziare a nome del corpo studentesco che qui rappresentiamo la professoressa Grion per lo spazio che ci ha riservato nel corso di questa giornata. Per riportare quello che è il pensiero degli studenti sul tema della valutazione, abbiamo pensato di tripartire il nostro intervento in macro categorie. In primis tratteremo delle criticità della valutazione. In seguito vedremo quelle che sono le conseguenze che spesso riscontriamo in relazione a quanto detto sopra e infine esporremo le nostre proposte per il miglioramento. Per quanto riguarda appunto le criticità che abbiamo riscontrato nel nostro Ateneo, problema cruciale è sicuramente quello relativo alla conoscenza dei criteri di valutazione. Assai raramente lo studente che si accinge a sostenere l'esame è infatti a conoscenza di metri e parametri con cui sarà valutato. Nella maggior parte dei casi viene a conoscenza di questi criteri solamente a posteriori, quando ormai è inutile sia che l'esito sia positivo sia negativo. Altrettante volte i criteri stessi cambiano anche a seconda degli appelli e lo fanno per i motivi più disparati, frequenza o meno, sesso, nazionalità o motivi personali, oppure a variare la difficoltà dei quesiti posti,
altre volte ancora, viene premiato con il voto più alto non colui che eccelle nella materia, ma semplicemente colui che, secondo la discrezionalità del docente, è risultato migliore degli altri. I voti, quindi, degli studenti che rimangono sono attribuiti in ordine decrescente. È quindi necessario formare alla valutazione tanto lo studente quanto il docente, così da valorizzare il ruolo della valutazione stessa. Non è finalizzata al mero superamento dell'esame, ma è piuttosto l'occasione di un positivo confronto con il docente. In questo modo lo studente acquisirà conoscenza della propria preparazione ed il docente si accingerà all'esame come momento culmine ed integrante dell'attività didattica. Per quanto riguarda invece le criticità relative alla modalità d'esame e quindi le conseguenze che queste modalità d'esame avranno poi sul post laurea, sul mondo del lavoro, noi studenti siamo consapevoli di vedere spesso il momento della valutazione come una punizione o comunque come un momento di scontro con i docenti, invece che come momento di confronto arricchente, comunque un'opportunità di miglioramento sia personale sia collettivo. E l'attuale modalità d'esame, infatti, spesso, come abbiamo visto anche dalla rappresentazione, spersonalizzata sia per mancanza di tempo sia per mancanza di volontà da parte del docente, porta lo studente a concentrarsi esclusivamente su quegli argomenti che poi verranno sicuramente chiesti in sede d'esame e a considerare tutto il resto come un surplus di informazioni accessorie che quindi non sono degne di essere ricordate, di essere approfondite, se non poi con la volontà di farlo in un secondo momento, che però per esperienza personale viene sempre rimandato appunto per mancanza di tempo. E dunque l'esame in quest'ottica viene visto non come appunto confronto con il professore, ovvero con una persona più preparata sull'argomento con cui potersi misurare, come dovrebbe di fatto essere, quindi senza demonizzare la figura del professore, ma come competizione con gli studenti in una corsa al voto più alto, comunque al superamento nel compagno di studi. O al contrario, a volte accade proprio che a causa di questa sfiducia nei criteri di valutazione, che sono considerati privi di importanza o comunque fonti di disuguaglianze, ci si accontenti appunto del mero superamento dell'esame. E questo non fa che alimentare un senso di frustrazione tra gli studenti. Sul metodo poi di formulazione delle modalità d'esame dei docenti, anche qui emergono alcune difficoltà. Per fare alcuni esempi, gli esami divisi in scritti orali che poi diventano infiniti, oppure argomenti che esulano dal programma di studio, o episodi in cui il professore si rifiuta appunto di mostrare il compito allo studente, o criteri che differiscono troppo da professore a professore anche all'interno dello stesso insegnamento, magari diviso in più canali, oppure tempistiche troppo lunghe per conoscere il voto finale o domande poco attinenti all'argomento. Comunque, senza soffermarci su cose troppo specifiche o senza dipingere noi studenti come delle vittime di un sistema che in qualche modo restio al cambiamento, vorremmo mettere in evidenza il fatto che appunto i criteri di valutazione non vengono definiti a priori. E per quanto riguarda invece la formazione alla valutazione, ad oggi essa siamo consapevoli che sia quasi assente sia per quanto riguarda i docenti sia per quanto riguarda gli studenti. Basti considerare quanto poco, per esempio, siamo capaci da parte nostra e quindi poi anche stimolati da parte dei docenti di cogliere le occasioni di essere noi stessi partecipi dei processi di valutazione. Per esempio la scarsissima importanza che viene data ai questionari di valutazione della didattica, che sono spesso sottovalutati o comunque ridotti a una serie di questionari incapaci di cogliere appunto i difetti o anche i meriti della didattica nelle nostre aule. Quindi in questo modo l'università ci fornisce sicuramente delle conoscenze preziose e all'avanguardia, e però molte poche delle competenze che invece sono già state chiamate in causa, per esempio, al processo di Bologna.
e questo sarà vissuto come un disagio da noi studenti nel momento del passaggio dalla formazione poi al mondo del lavoro. E nessuno di questi quindi può essere un modello degno della valutazione a cui saremo sottoposti anche appunto in un momento futuro. Altrimenti potremmo diventare dei semplici lavoratori che comprenderanno e accetteranno quando qualcuno meno qualificato, meno indicato di noi avrà il posto che noi ci meritiamo, come appunto spesso vediamo valutazioni non oggettive o fattori non pertinenti che influiscono sui nostri criteri di valutazione. Oppure saremo persone incapaci di misurare la realtà in cui viviamo, la realtà in cui lavoriamo, perché prima non ci saremmo mai seriamente chiesti se quello che non va può essere migliorato. Oppure ci uniremo alla schiera di tanti che vedono nella valutazione un atto appunto punitivo, un momento per delegittimare o comunque mettere in luce delle debolezze di un sistema concorrenziale che piuttosto invece che un'opportunità di avanzamento e miglioramento personale. E quindi finché in quanto tempo impariamo qualcosa sarà più importante di come lo impariamo, la valutazione non potrà più misurare solamente la nostra capacità di fare gli esami all'interno dell'università. Ok, buongiorno a tutti, io sono Giacomo Prietto, ringrazio le mie colleghe e ringrazio voi per l'invito e per la partecipazione. Io vi parlerò delle proposte che ci sono venute in mente. Ammetto che non è stato molto facile, in quanto studenti che sono nati in un'università strutturata nella maniera che conoscete bene, per cui non è facile trovare delle alternative per gente nata in questo sistema. Secondo noi comunque i principali suggerimenti che possiamo dare sono un incentivo al confronto su tre livelli, cioè su tutti i livelli, a dire la verità, ossia tra studenti attraverso la stimolazione di lavori di gruppo, dibattiti in aula, insomma facendo lavorare gli studenti tra di loro, ma anche attraverso un confronto tra studenti e docenti, in quanto i docenti possono meglio comprendere le esigenze degli studenti se si abbassano al loro livello e si mettono a dialogare, magari anche per comprendere le criticità nell'apprendimento di questi, e però anche un confronto tra docenti, in quanto sarebbe utile per poter abbandonare cattive pratiche di esame o magari incentivare le buone pratiche di esame. Un altro indicatore potrebbe essere il miglioramento dello strumento dei questionari, che purtroppo adesso è un po' bistrattato dagli studenti in quanto non ne comprendono la reale efficacia. Secondo noi infatti sarebbe necessario incentivare la partecipazione degli studenti da parte dei docenti, dicendolo in aula, invitando gli studenti a compilarlo in maniera quanto più seria possibile, anche attraverso possibilmente domande più puntuali, perché infatti gli studenti spesso non ne capiscono l'utilità, anche perché le domande che gli vengono loro poste faticano a comprenderne appunto l'utilità. E un altro suggerimento che diamo noi è il fatto che nel questionario per la valutazione della didattica, per come è fatto ora, cioè viene somministrato prima dell'iscrizione all'esame, non tiene in considerazione di una parte fondamentale del corso, ossia quella dell'esame vero e proprio. Se il docente è stato chiaro, cioè non viene chiesto quindi se il docente è stato chiaro nella spiegazione delle modalità d'esame, se la modalità d'esame è abbastanza efficace per poter valutare lo studente sulla materia in maniera competente, ed è un problema, perché molto spesso si verificano quindi casi di docenti che non specificano le proprie modalità d'esame o esami anche fatti in maniera insomma non ideale. Ecco, un questionario fatto anche sull'esame permetterebbe di limitare le cattive pratiche d'esame, un suggerimento che diamo. E poi, come già detto in precedenza dalle mie colleghe, speriamo di favorire, incentiviamo il ricorso a metodi di valutazione e di didattica alternativi, e per questo ci impegniamo a sederci al tavolo di discussione nel momento in cui l'università decidesse di aprirlo. E poi l'ultimo capitolo è quello della formazione, la formazione alla valutazione, che secondo noi deve avvenire tanto per gli studenti quanto per i docenti, e questo purtroppo è un capitolo molto, molto sottovalutato dall'università, in quanto la formazione non è efficace
ad ogni livello, sia per i docenti che continuano a fare quello che vogliono a prescindere dai regolamenti o dagli statuti di Ateneo che dovrebbero rispettare come tutti i loro colleghi, tanto anche per gli studenti che purtroppo fino per tutto il primo anno di università non capiscono le reali potenzialità che l'università offre loro, perché offre talmente tante opportunità che purtroppo uno studente nuovo fatica a cogliere, e anche questo è un problema. E formazione anche a livello di rappresentanza, perché noi rappresentanti potremmo essere molto utili e purtroppo però non ci viene, cioè lo capiamo troppo tardi, dobbiamo fare un mandato per capire come si funziona e poi il secondo mandato per lavorare effettivamente al servizio dell'università. Ecco, magari formando i rappresentanti si potrebbe già partire dal primo mandato a renderli insomma utili per un miglioramento effettivo dell'università. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie.